Benvenuti sul mio canale anche oggi per un video vlog che è dedicato questa volta però ai grandi vincitori del Disco per l'Estate di Saint Vincent, la serie di vlog che sto portando avanti proprio quest'estate, dove vi racconto la storia di questa grande manifestazione dal 1964 al 2003. E ogni volta che c'è il vincitore della manifestazione io dedico a questo vincitore una scheda dove racconto la storia della sua vita, della sua carriera, insomma. È un modo per conoscere ancora meglio gli artisti che in questo caso hanno vinto il Disco per l'Estate. Franco Dani è colui che l'ha vinto nel 1981 nella categoria dei cantanti in gara, perché come avevo già detto nel vlog precedente dedicato al Disco per l'Estate dell'81 erano suddivisi in due categorie: c'erano i big senza gara e c'erano i cantanti un po' esordienti, un po' emergenti, un po' ripescati, ecco, dal passato, che erano nella categoria di gara. E Franco Dani nella categoria di gara canterà appunto una canzone che gli darà la possibilità di vincere questa categoria. Oggi sono qui per raccontare la storia del vincitore del Disco per l'Estate Saint Vincent dell'81, Franco Dani. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Franco Dani nasce artisticamente come protagonista di famosi fotoromanzi della Lancio, in voga maggiormente negli anni 70 e 80, e non solo in Italia. Cinematograficamente è presente nella Bibbia e nel film Ancora una volta a Venezia di Claudio Giorgi del 75, Vento di primavera, Innamorarsi a Monopoli, regia di Franco Salvia del 2000. Nel 78 incide con la Vedette Record il suo primo disco, che si intitola Aspettami, ed è subito un successo. Nel 79 con E ti svegli con me e nell'80 con Amare è, scritta da Carla Vistarini e Luigi Lopez e arrangiata da Dario Baldambembo, e comincia ad imporre il suo stile melodico che gli procura un grande consenso popolare, tanto da portarla a vincere anche un disco per l'estate dell'81 con la canzone Piccolo amore mio, scritta per lui da Musso. Nell'82 è invitata a partecipare al Festival Internazionale di Seoul in Corea, dove presenta il singolo Dove vai, che lo rende popolare anche come cantante oltreoceano. Continua ad affermarsi nell'83 con Mi piaci, nell'85 con Manchi solo tu, e parteciperà come ospite fra l'altro al Festival Bar a Domenica Inn a Disco Ring. Nell'87 incide un album, si intitola Sincera Serenata, e nell'88 Innamorati, poi la volta di concerto di chitarra nel 93, di Occhioni belli del 98, di Romantici nel 2000, e poi nel 2003 inciderà Abbracciami, nel 2013 La forza dell'amore. Nel 2007 ad oggi partecipa ogni anno a tutte le puntate di un programma che si intitola Mille voci, che è appunto un programma di Gianni Turco. A ottobre del 2014 Franco Dani cambia etichetta discografica e scrive, insomma firma un contratto con la Music Universe, pubblica quindi Fammi toccare il cielo, il brano inserito nella colonna sonora di un film di Dado Martino che si intitola I Wanna Be The Testimonial. A marzo 2015 interpreta La voce mia. Mi viene da ridere perché io Dado Martino lo conosco, ora che mi viene in mente. Stavo leggendo, ma l'ho conosciuto molto bene. A marzo del 2015 interpreta La voce mia del signor Mosello, anche lui conosco bene, un duetto con il soprano polacco Dominika Zamara, e ritorna a riabbracciare il grande pubblico televisivo. Nel maggio del 2015 viene pubblicato un mini album che si intitola La mia voce, contenente Fammi toccare il cielo, La voce mia, la rivisitazione del suo cavallo di battaglia Bailando mio amor e un altro inedito che si intitola Per sempre mia. Nel febbraio del 2016 viene pubblicato dalla Edit Music Italy il singolo Vai a quel paese, con bonus track Quanto sei sexy, che precede anche l'uscita di un album che si intitola E Vai e contiene sia gli ultimi brani di Franco che i suoi brani, insomma quelli più famosi del passato, insomma, perciò anche cose di repertorio sempre verdi. Il 2018 vede la nascita della canzone Non siamo tutti uguali, che affronta delicatamente il tema della violenza sulle donne. Il singolo è pubblicato con il brano Prendimi. Strano, no? Delicatamente
affronta delicatamente il tema sulla violenza. È stranissimo. Nel gennaio del 2019 è invitato nella trasmissione di Rai 1 Vieni da me, che è condotta da Caterina Balivo. Nel gennaio del 20 Franco Dani pubblica Ti amo, Je t'aime, I love you, con il quale si conferma cantante romantico per eccellenza. I brani dell'artista sono distribuiti dalla Music Universe attraverso il circuito del Digital Store. La produzione è affidata a Luigi Mosello. Franco Dani è sposato con una moglie francese. Dal matrimonio sono nati 4 figli. Uno si chiama François ed è membro dei Frati Francescani dell'Immacolata. L'altro si chiama Nicolas e anche lui ha intrapreso la carriera di attore di fotoromanzi come il Babbo. E poi c'è Brigitte e Catherine. Allora, come ho già detto prima, ha fatto 2 film nella sua carriera e ha partecipato a moltissime trasmissioni, chiaramente. Le più famose sono il Festival Bar dell'82, Azzurro, fra l'altro dell'82, Mille Voci dal 2007 al 2019 e poi Canale Italia e Vieni da me su Rai 1. La sua discografia è molto ampia, più ampia di quanto ricordassi, a dire la verità. Anche se ho fatto radio per tanti anni non ricordavo una discografia così ampia di Franco Dani, e questo mi fa anche piacere, perché so, voglio dire, però non me l'aspettavo. Ha inciso tra il 79 e il 2016 ben 9 album e 19 singoli fra 45 giri, brani che poi vengono venuti in download sulle piattaforme, perché adesso appunto il dispositivo singolo praticamente non esiste più. È stato inciso anche un disco, Dove vai, che era e partecipava al Festival Bar dell'82, non è soltanto un 45 giri, ma anche incluso chiaramente nella compilation del Festival Bar di quell'anno. Questa è la storia di Franco Dani, vincitore di Un disco per l'estate di Saint Vincent del 1981. Dopo i consensi ottenuti lo scorso anno, esce nel stesso tempo in Italia, in Francia, in Germania, in Belgio, in Olanda, Dove vai, il nuovo singolo di Franco Dani. E ci siamo raccontati quindi anche la storia del vincitore del disco per l'estate di Saint Vincent del 1981, un Franco Dani da una faccia famosissima, perché lui viene dai fotoromanzi della Lancio, che all'epoca erano veramente molto venduti, molto famosi, e quindi il suo viso era molto conosciuto. E infatti poi per lui, una volta che poi ha debuttato nella canzone, è stato fra virgolette subito abbastanza semplice fare successo, perché aveva una faccia molto famosa, più della sua voce in realtà, perché nei fotoromanzi, come sappiamo, non si sente la voce, ci sono i fumetti, e quindi lui diciamo che il suo viso, ecco, era quello più famoso della sua persona, e poi è arrivato tutto il resto. E niente, quindi praticamente la storia l'ho voluta raccontare, ed è forte perché si è incrociata un po' anche con la mia, a dir la verità, senza saperlo, non lo sapevo che si era incrociato con la mia. E scusate anche se ero un po' ironico, ma in realtà non ero, sembravo ironico ma non lo ero in realtà, e quindi anzi ne approfitto per salutare il Dado Martino, che con i suoi film, che non sapevo, ecco, che nella colonna sonora di uno dei suoi film c'era una canzone di Franco Dani, come non sapevo che lo stesso Franco Dani la maggior parte delle sue produzioni più recenti sono tutte con un'etichetta del signor Mosello. Io questo non lo sapevo, perché anche io, anche se sotto un altro nome, diciamo, ho inciso per quella stessa etichetta che è la Edit una canzone da discoteca, fra l'altro molto molto dance, non so se volete andarla a sentire. Io non l'ho mai reclamizzata tramite il mio canale perché non me lo permettano, è questione di edizioni che non mi permette di utilizzarla e di ripubblicarla, perciò probabilmente non l'avete mai saputo, ma diciamo che esiste un disco che si intitola Bad Guys, dove io canto con un altro nome, per quell'occasione mi chiamo Bad Boy c'è una cosa allucinante, però sulla copertina mi vedete che sono io, anche se sono con tutti i segni tipo quelli dei combattenti, soldati del Vietnam, e insieme alla grandissima
Drag Queen Lavanda Gastrica. È un disco mix che insomma è stato ascoltato parecchio, se non sbaglio era il 2015 quando è uscito, ed è incluso anche in molte compilation dance di quell'anno. Andate pure a sentire se ne avete voglia. È bello, è un bel prodotto, assolutamente sì, però adesso non me l'aspettavo, che dovevo dirvelo per forza, nel senso non mi aspettavo di doverne parlare, ecco, questo sicuramente. Allora, se vi interessa, al di là di tutto questo, altrimenti faccio un vlog su di me, se vi interessa l'argomento della storia degli cantanti, degli artisti, tutte le loro storie che a volte veramente non sempre conosciamo, io all'interno del mio canale ho una playlist che si chiama Vlog Dintorni e c'è dentro un po' di tutto, anche i vlog schede sugli artisti. Poi c'è proprio un vlog, una serie di vlog all'interno di una playlist che è proprio la storia di cantanti e dei musicisti, dove all'interno trovate solo esclusivamente tutti i vlog dove io vi racconto la storia dei cantanti, quelli che ho incontrato via via facendo i miei vlog, perciò non ancora tutti, però sono tanti, 56 vlog ho già messo su sulla storia di tantissimi artisti della musica italiana, perché mi fermo alla musica italiana in questo senso. Se vi interessa anche l'argomento del disco per l'estate, che è proprio la serie di vlog che sto portando avanti quest'estate, ho anche quindi una playlist dove potete andare a vedere ogni vlog un'edizione e ripassarvi la storia del disco per l'estate di Saint Vincent. Potrebbe essere curioso, insomma, e se vi fa piacere anche a me, se vi iscrivete al canale, vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale.